sarà strutturato così: 5 lezioni. Una lezione dedicata a capire come si costruisce un piatto equilibrato, e nel frattempo ne facciamo uno, ok? Quindi, che deve avere un piatto per considerarsi equilibrato? E ne prepariamo uno insieme, discutiamo del perché sono importanti le proporzioni di quello che mettiamo sul piatto, come ci dovremmo riempire lo stomaco, eccetera, eccetera. Un'altra lezione sarà impostata per capire quali sono le frequenze di consumo dei vari gruppi alimentari. Quante volte alla settimana mi devo mangiare i formaggi e in che quantità? Quante volte alla settimana mi devo mangiare il pesce e in che quantità? Quante volte mi devo mangiare la carne? Quindi frequenza di consumo settimanali per tutti i gruppi alimentari. Ovviamente ci sono gruppi alimentari che vanno mangiati ogni giorno, anche più volte al giorno, tipo i carboidrati, tipo la frutta, tipo la verdura, ok? E poi ci sono quelli che invece hanno delle frequenze di consumo settimanali, quindi è come se facessimo un viaggio lungo la piramide alimentare, li tocchiamo tutti fino ad arrivare anche all'apice, apice dove ci stanno i dolci, mannaggia la miseria, ok? Poi impariamo a pianificare un menu settimanale, quindi questo mi piacerebbe che lo facessimo proprio insieme. Io vi do delle idee, ma ognuno poi mi piacerebbe che compilasse una griglietta. Avendo capito come si costruiscono i piatti e in che frequenze devono comparire le varie robe, ognuno si pianifica il suo menù settimanale in modo da essere quanto più in linea possibile con le mie necessità. Se il lunedì finisco di lavorare alle 22, devo avere una cena già pronta che mi aspetta e che magari non sia una mazzata nello stomaco. Ok, quindi lo facciamo insieme, vi do anche una griglietta per farlo e vediamo come programmare, pianificare la settimana. Poi una lezione sarà sull'importanza. Sono davvero così importanti questi spuntini? Come vanno fatti gli spuntini? Li devo fare per forza? Se devo dimagrire, se non faccio gli spuntini, non dimagrirò mai. E diamo anche lì un esempio pratico di spuntino, magari un po' meno noioso di quelli che si possono trovare nelle classiche diete anni 90. Ok? E poi l'ultima lezione, non so se era effettivamente l'ultima, ve le ho dette in ordine sparso. E poi un'altra lezione dedicata alla colazione. Quindi, come si costruisce la colazione, che caratteristiche deve avere, qualche esempio di colazione, ci portiamo avanti facendo magari una preparazione. Ecco, nel corso, magari qualche fornello via via lo dobbiamo accendere. Ok, oggi abbiamo fatto una cosa super veloce, però qualche fornello ci dobbiamo preparare per accenderlo. E quindi anche lì prepariamo magari una colazione un po' più, non lo so, goduriosa per il giorno dopo, e nel frattempo abbiamo però capito in generale che caratteristiche deve avere una colazione che sia completa, che sia saziante, che sia equilibrata e che non mi faccia venire i morsi della fame dopo 2 secondi.